Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi alcuni acquisti, pochi però utili, che ho fatto da Tiger e al DM. Allora, intanto da Tiger ho preso questo portasapone. Io ne ho già uno identico nel bagno e anche il portasaponette della stessa linea e anche il cestino. Mi sembra di avervelo fatto vedere in un vecchissimo video, se casomai lo trovo ve lo metto tra le schede. Comunque ne ho preso un altro uguale per la cucina, perché io adesso ne avevo uno in ceramica, ma ogni volta ho sempre paura di romperlo, quindi ho preso questo che è in plastica con il cerchiettino in legno e c'era bianco oppure azzurro. Poi un'altra cosa che ho preso, anche questo già ce l'ho ma in azzurro, lo volevo anche bianco, è il porta Kleenex, fatto in questa maniera qua, mi piace molto. E sempre della stessa linea ho anche il contenitore, che praticamente è identico, solo che il pezzo di legno è tutto chiuso e i buchini ce l'ha qua, ed è un contenitore per mettere dentro le spine, un pelo del gatto, le spine, le ciabatte con le prese, insomma, non far vedere tutti i cavi. Volevo appunto, sono andata in realtà per prendere il contenitore così per i cavi, bianco oppure celeste come già ce l'ho, perché mi serviva ma non l'ho trovato. Quindi niente, ho preso intanto questo. E questi sono stati gli acquisti da Tiger. Per quanto riguarda il DM, invece ho preso i Kleenex in carta riciclata, che a me piacciono sempre, li acquisto sempre, e appunto questi qua fatti così vanno poi inseriti dentro questa scatolina e coperti, e in questo modo non si vede il contenitore dei Kleenex, ma si tirano fuori i fazzoletti così. Poi ho ripreso, perché in realtà già ce li avevo e mi sono trovata bene, questi sacchettini con la chiusura tipo zip per il freezer. Sono 15 sacchettini da un litro. Io comunque questi li lavo, li riutilizzo. Poi ho preso il sapone per le mani di Balea, questo qua è idratante, ha una profumazione veramente molto molto buona, estiva, però chi se ne frega, l'ho presa. Poi ho acquistato il sapone intimo Jessa, non ne ho idea, io avevo utilizzato quello con il tappo giallo e mi sono trovata benissimo. A questo giro non c'era quello con il tappo giallo, ho trovato questo con il tappo rosa, l'ho preso e vediamo un po' se anche questo è buono oppure no. Poi ho preso due dentifrici, allora uno Dentodent che ho già utilizzato. Vi lascio il link della recensione che ho fatto di questo dentifricio, perché c'è anche l'ince a pallini. Comunque Brilliant White costa tipo 99 centesimi e l'ho acquistato. E poi, siccome era in sconto, ho acquistato anche il Colgate Smile for Good, e questo qua è vegan, è certificato EcoCert, cartone riciclabile e bla bla bla, è chiuso quindi non lo apro, comunque un dentifricio. Poi ho acquistato un gel disinfettante per le mani, ho preso questo qua della Mukina, uno a caso senza stare tanto a guardare. Ho acquistato poi la schiuma detergente di Balea, questo qua è quella delicata con aloe vera per pelli normali e miste. Io in genere con le schiume per il viso, detergenti per il viso di Balea, mi sono sempre trovata bene, quindi speriamo di trovarmi bene anche con questo. Poi ho acquistato lo sgrassatore disinfettante della Mukina, questo qua, perché anche questo era in sconto, presidio medico chirurgico, mi serviva per pulire i fornelli e niente, questo era scontato, l'ho preso. Poi ho preso un prodotto della Nuncas che era scontato, prezzo pieno era sulle 8 e qualcosa, io l'ho pagato 6,40 mi sembra, una cifra del genere, 6,99, e è della Nuncas, è lo stesso marchio che fa i provenzali, ed è glicetta, detergente igienizzante per superfici e mani, asciuga subito, non appiccica, mani morbide, pH 3.5 e bla bla bla, ho visto che praticamente ci puoi disinfettare il mondo. I prodotti Nuncas costano un pochino ma sono di una qualità eccellente. Io lavoravo in una mesticheria dove si vendeva tantissimi prodotti della Nuncas, hanno poi anche un sacco di prodotti particolari per quanto riguarda il lavaggio dei vestiti, degli abiti. E è vero, costicchiano, ma intanto ne basta poco e poi i prodotti sono veramente di una qualità
molto superiore a tutti gli altri prodotti in commercio, secondo me, quindi ho voluto prendere questo. E poi, ultime tre cose meno importanti, i sacchi della spazzatura, questi qua sono quelli già separati, mi trovo bene, quindi li riacquisto sempre perché non costano tanto, sono 26 sacchetti e niente, presi costavano poco, così come anche i sacchetti per l'umido, ma questi però li ho presi dai Persop perché al DM sacchetti per l'umido ce l'hanno di un tipo solo e costano un sacco di soldi, quindi non li acquisto mai lì. Però al DM ho preso questi altri sacchi, anche questi già separati, sono quelli più grandi che utilizzo per metterci la plastica. Bene, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto al DM e da Tiger. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti e se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!